Ciao ragazzi, il video di oggi prende spunto da un post bellissimo di Cristiano Gallinelli su LinkedIn che recitava così: questo complesso di inferiorità che avete nei confronti di Amazon vi porterà via tutto. Ed è vero, forse vi porterà via le cose, anche le cose che non avete e che magari avreste potuto avere. Tante volte le persone che hanno progetti, ma anche in realtà le aziende stesse, ragionano così e pensano: beh, se non l'ha fatto Apple, se non l'ha fatto Facebook, se non l'ha fatto Google, se non l'ha fatto Amazon stessa, beh, allora significa che l'hanno pensato e che è una cosa che non può funzionare, che non ha mercato. Ecco, capisco che ci si possa sentire come Davide contro Golia, ma ricordiamoci, a costo di fare retorica spiccia, che anche Davide può vincere contro Golia. Può vincere contro Golia perché la forza, la grandezza non è l'unica qualità. C'è anche la furbizia, c'è anche la velocità, c'è anche la capacità di innovare e soprattutto c'è anche il momento in cui Golia magari è distratto. Ecco, in realtà credo che questi grandi blocchi aziendali, queste macro aziende esistano anche perché noi glielo permettiamo, anche perché tutti coloro che hanno queste, che si fanno queste paranoie, glielo stanno permettendo. Quindi credo che sia ora di convincerci che non si tratta altro che di un nostro complesso. Stop whining.